cominciamo con la nostra puntata, perché oggi conosceremo meglio un cantante che è diventato davvero famoso in tutto il mondo, ma non soltanto per la sua voce straordinaria, che ora quando vi dirò chi è sicuramente ricorderete e sarete d'accordo con me, ma anche per la sua incredibile umanità. È stato amato tantissimo da tutti, insomma, un vero italiano doc, Mino Reitano. Chitarra diventa triste e piange insieme a me. Vogliamo rendere omaggio a questo grandissimo artista bandiera del nostro paese, insieme a quelli che l'hanno conosciuto meglio, che l'hanno vissuto di notte, di giorno, a colazione, in casa, nelle tournée. Quindi avremo con noi sua figlia Giuseppina, che sarà qui con noi per raccontarci tutte le emozioni, i ricordi di questo grandissimo artista di Mino Reitano, e anche un collega che lo conosce molto bene e con lui, insomma, canteremo anche le più belle canzoni, che è Paolo Mengoli. Sono qua con noi, eccoli qua. Ciao Giuseppina, ciao Paolo. Ciao Paolo, ciao, ciao Simona. Una chitarra centrale. Brava, viene a cantare qua con Paolo. Vieni, venite, salite. Possiamo salire, saliamo. Ciao Paolo. Ciao. Ciao. Che bello. Grazie a tutti, grazie, permesso. Eccoci. Permesso. Abbiamo portato dei regali per voi, dei ricordi per voi che siete delle persone speciali e delle amiche di papà, dei regali tuoi. Dici, dici. Allora, guarda, ho portato un paio di 45 giri che non sono casuali. Questo è il primo 45 giri che papà ha inciso in tedesco all'epoca in cui ha fatto le migrazioni in Germania, quindi all'epoca in cui ha cantato con i Beatles. Bravissima, brava Simona. Sa, quanti anni aveva qui? Guarda, qui questo è del 61, quindi aveva pochissimi anni, 16, bambino, 17 bambino. Anni. Bambino, pochissimo. 16 anni. Beniamino. Sì, Beniamino, si chiamava Beniamino. Beniamino. L'altro invece è praticamente il primo 45 giri inciso da papà con il nome d'arte Mino Reitano, perché giustamente, come diceva Simona, era qui era Beniamino all'inizio. Ed eccolo, ma guardate che Mino Reitano, stupendo. Sì, stupendo. Grazie, questo è un bellissimo ricordo. Bello. Di Mino Reitano. Ma vi andrebbe un caffè? Volentieri. Vero, perché noi qui siamo, noi, io sono malata di caffè, Simona un po' meno. Anche io Paolo. Ah, grazie Fabrizio. Forma, hai riposato durante le vacanze. Stai bene, complimenti. Ti hanno fatto bene le vacanze di Natale, grazie al nostro Fabrizio. Sai che vorrei la cotonatura dei capelli del nuovo Fabrizio? Zucchero? Sì, un po' di gusto, basta un po' di zucchero. Zucchero e la pillola va giù. Ti do una mano, Paolo? Va giù. Ma che bello. Tu lo grazie. Uno zucchero. Tu non mi aiuterai mai a versare il caffè? Aiuto no, io, Paolo. No, guarda, lei è tremenda. Aiuto io. Lei è tremenda, ecco. Faccio io. No, ma questo è Simona Amaro che deve dimagrire. Io Amaro, grazie. Tu devi sempre andare dall'oculista, cara tesoro. Io l'amo come se fosse alla, alla tazzina, come ma vestito. Guardate la pandà, scusa Paolo. Hai visto? Tu mi insegni da bolognese doc come me. In pandan. Guarda che pandan. Guardate la tazzina col vestito. Allora, noi amiamo conoscere i nostri ospiti attraverso degli aforismi. Quindi abbiamo subito un aforisma per te, Giuseppina, chiaramente, che riguarda papà. Vediamolo, eccolo qui. La vita è una partita a carte e a me piace avere il mazzo in mano.
Io me la sono giocata. Raffaella Carrà, che ridi? Perché ridi? Niente. Hai dato il caffè di traverso? Mi hai dato il caffè di traverso, scusate. Ah, va bene, scusa. Allora, Giuseppina, cosa ti evoca questo aforisma riguardo al tuo papà? Mi evoca sicuramente la sua capacità di giocarsi tutte le possibilità che ha avuto nella vita secondo le carte che gli sono uscite nel gioco. Quindi lui ha provato a sfruttare il meglio con le carte che sono uscite. Quindi certo, dalla difficoltà estrema della sua povertà da ragazzino, da bambino, lui ha fatto tesoro della sua voce, della sua capacità, e con la grande tenacia che lo ha contraddistinto ha sfondato i muri. L'hai proprio giocata e se l'è giocata molto tutte. Bene. Penso che se ne potesse giocare ancora, ma non dipendenti dalla sua volontà in questo caso, ma qualora il destino ne avesse anche lanciate delle altre. Assolutamente, sì. Lui sarebbe stato sicuramente pronto a raccoglierle. Sì, sicuro. Ma io tra l'altro ho scoperto che lui fece anche un corso di dizione per far sì che non si sentisse troppo il suo accento calabrese, ma all'epoca era un evento fare un corso di dizione. Però sai, credo che l'abbiano fatto un po' tanti artisti dell'epoca di canzonissima. La Rai, come sempre, come anche ora, ha sempre tenuto moltissimo allo stile degli artisti. Vero. E lui aveva l'intenzione proprio di togliersi quella cadenza un po' particolare che aveva calabrese, molto bella, tra l'altro piacevole, però per rispetto del pubblico e dell'istituzione amava presentarsi al meglio, quindi ha studiato. Ma quindi Paolo, che carattere aveva? Tu che l'hai vissuto da amico, che carattere aveva Mino Reitano? Era troppo buono, era una persona che era la sua grande professionalità e la sua grande, chiamiamo così, bontà, delle volte veniva anche interpretata male. La carta più bella... Ma guardate che bei ragazzi! Hai visto? Vero. La carta più bella l'ha estratta da quel mazzo quando ha sposato Patrizia, sicuramente. E tu hai conosciuto prima di lui? Perché lei era di Bologna, conoscevo il papà, conoscevo suo papà che era il direttore. Era. Ma ve la siete presidente. Un po' litigata, no? No, anzi, tu perché... Tu eri solo amico no, di Patrizia. No, dato che lui è calabrese, cioè per me non conveniva fare... bravo. E non vi... Don't mess with calabresi, ecco, bravo. Esatto. No, a parte che Patrizia è una ragazza straordinaria. Buona come lui, per come li ho Ma conosciuti. si sono trovati in tutto per tutto. Una che ha dedicato insieme. Anche una canzone. Esatto, quindi una vita insieme. Esatto, una vita Ma adesso insieme, io voglio far vedere a voi e ai nostri amici a casa Topoloni, come dice Simona, un filmato dove Carlo Verdone dice la sua su Mino Reitano e poi c'è addirittura Mike Buongiorno che lo intervista su questo successo incredibile che lui ha avuto in Germania. Guardate. Bello. Una valigia accanto a noi. Mino Reitano con quella sua canzone, L'uomo e la valigia, rappresentava proprio la figura dell'italiano nel nord Europa, dell'emigrante. Allora partì, andò a Napoli dove cominciò a fare le sue prime serate, ma fu a Napoli che Mino Reitano fece il suo primo colpo perché conobbe un impresario che gli offrì di andare in Germania. Sì, un vero? Impresario tedesco, ecco. Che a mia insaputa, no? Mi portò a Bonn. Mi portò a Bonn e mi presentarono come il nipote di Beniamino Gigli. E perché? Beh, effettivamente ti chiamavi Beniamino. Perché mi chiamavo Beniamino. Sì. Avevo la voce così acuta, no? Sì. Allora dice, tu stai zitto, io tanto non capivo nessuna parola di tedesco. Okay. Dice, stai zitto, non parlare mai. Tu canta, mamma, solo per te la mia canzone. Sempre così, no? E io cantavo tutte le sere regolarmente. E facevi anche... E i giornali scrivevano, Din F. of Beniamino Gigli, sing, toit abend, cioè tutto in tedesco. E io, fino che non ho conosciuto una ragazza, no? Questa ragazza, siccome c'è l'amore, no? Si capisce? E allora... Ma spiegate tutto, no? Comunque, allora, questa ragazza, che è stata molto importante per Mino, lo convinse a un certo momento di lasciare questo impresario e di chiamare i fratelli dall'Italia e fare il vostro complessino, e, anziché cantare da solo, suonare tutti insieme. Sì, i miei fratelli sono arrivati uno per volta, perché... Non potevo parlare tutti in una volta, quindi... sì. sono arrivati, abbiamo formato il Benjamin
And his brothers, che lì tutto è in inglese o tedesco. Okay. Benjamin and his brothers. Morgen wird deine Sonne wieder scheinen. Era rock and roll poi. Denke sì, tantissimo, infatti suonava con i Beatles per quello. Eravate la seconda orchestra, perché la prima orchestra, quella principale di questo locale, era niente meno che il gruppo dei Beatles, che sì, allora non erano nessuno. No. Ecco, e tu hai conosciuto i Beatles, hai lavorato insieme. Sì, di fianco, loro infatti la sera mi chiedevano di cantare delle canzoni italiane. Io cantavo nel mio repertorio canzoni italiane, inglese. Però anche i Beatles allora suonavano molti pezzi italiani, mi sì, pare. Sì, sì, sì. Ecco, loro richiedevano i pezzi italiani e a Mino chiedevano i pezzi magari sì, sì, stranieri. Morgen wird deine Sonne wieder scheinen. Denke den Tag daran und lass das weinen. Che bello! Che bello! Ragazzi, come ricordava Simona all'inizio, ha suonato questo signor artista con i Beatles, ma voi ha raccontato qualcosa di quel che all'epoca poi si chiamavano i Silver, ancora non erano così lo famosi. Lo Star Club di Amburgo, vedi? Eccolo qua. Eccolo qua, ma voi vi ha raccontato niente di questa esperienza sì, con i Beatles? Penso che l'abbia più raccontata loro, perché questa cosa qua è venuta fuori alla distanza, anche perché Mino non era uno che gli piaceva pubblicizzare non tanto le cose. Non si vantava mai. Non ha mai approfittato anche dei suoi momenti migliori, certo, che sono stati sempre buoni, ottimi per tutta la sua carriera. E questa cosa gli è quasi stata tirata fuori e lui ha detto, come? Io sono andato con i Beatles, certo, io sono andato da Frank Sinatra, ma ho stretto la mano a Frank Sinatra. Certo. Dopo ci arriviamo, ma raccontami cosa vi ha raccontato dei Beatles, papà? Guarda, ci raccontava che l'abitudine era suonare per tantissime ore in questi locali alternando i gruppi e le band che si esibivano. Quindi suonavano per 6, 7, 8, 9 ore di fila gli artisti. Ognuno poi si alternava con gli altri. Quando si terminava, quindi era notte fonda, spesso capitava di trovarsi insieme, quindi magari anche tra ragazzi stranieri, certo, come erano loro. Papà non parlava inglese assolutamente, buttava là qualche parola così, però mi ricordo che raccontava anche che avevano mangiato, ogni tanto mangiavano qualcosa tipo dei Würstel, cose tipiche tedesche, no? Insieme, stanchissime. Tante, brava, bravissima Simona. Ma poi cose così. Si dice che quando Paul McCartney venne a Sanremo, chiese di Benjamin. Sì, è vero. Certo. Ma c'è Benjamin qui, Benjamin, ed era minore età popolare in tutto il mondo, sì, e questo sì, è fuori sì, discussione. Certo. Assolutamente. È stato una, ma ha portato la musica italiana nel mondo, vero, non c'è niente da fare. Le sue canzoni hanno invaso dall'Europa al mondo, l'Australia, no? Canada, America, America Latina, tutto quanto. Vero. Forse voi, e qui sono un po', forse noi, alcuni di noi l'hanno sempre qui in Italia creduto che sai, invece è un grande artista, era un professionista che non ce n'erano allora, non ce n'erano, era professionista su tutto, anche sul modo di salire sul palco, sul modo di porsi verso la gente, sempre condiscendente, sempre tranquillo. Era di un'umiltà incredibile. Io ricordo, noi abbiamo presentato insieme un'edizione di Castrocaro. Quando finivamo la serata stanchissima, andavamo in albergo, la cucina era chiusa, lui e sua mamma Patrizia si mettevano in cucina e facevano aglio olio peperoncino per tutti noi. Vero. Bello, meraviglioso. Meraviglioso. Sì, sì. Io ho fatto un sacco di cose con lui. Aforisma per te, Paolo, e anche per Giuseppina, naturalmente. È un aforisma di Madre Teresa di Calcutta. L'amore comincia a casa, prima viene la famiglia, poi il tuo paese o la tua città. Allora, abbiamo detto, questo per lui allora, assolutamente. Già l'amore l'abbiamo detto, l'amore per Patrizia, insomma è durato tutta la vita, cosa che adesso facciamo un po' fatica a pensare, solo a pensarlo, ma è stato un amore talmente grande che è durato tutta la vita. Ma per esempio, tra i cantanti, tra diciamo i suoi simili nella musica, tutti lo amavano, hai detto di no? No. Allora, non che non l'amassero perché non lo conoscevano, cioè non si può giudicare una persona se tu non la conosci da vicino e non passi con lui, come io ho passato con lui in due situazioni, 20 giorni al Cantagiro, in tante altre manifestazioni a Sanremo e si stava assieme. Questo aforismo, guarda, qua giocava a calcio con Adriano Celentano, a giocare a calcio. Fantastico. L'aforisma di prima, in cui la famiglia viene prima di tutto, e anche per me è successo così, nel senso che lui aveva davanti a sé la sua famiglia prima,
il padre, la madre e poi probabilmente anche i fratelli. Certo. Chiaramente, perché certo. Ci lavorava. Poi è chiaro che ha trasmesso, come io ho trasmesso dopo alla mia famiglia, quello che io ho assimilato dalla mia famiglia. Certo. Mio padre e mia madre hanno fatto le nozze d'oro e le nozze di diamante. Quindi io sono cresciuto in un ambiente familiare in cui l'onestà, la semplicità e la cordialità sono la base principale. E loro è uguale, la loro famiglia è uguale, come l'è stata fino alla fine purtroppo dei suoi giorni. Certo. Ma comunque i Big, devo dire una cosa di Mino, ma al di là della sua, era proprio carismatico, vero. Era quasi bravo. Magico, sì, cioè ti sconvolgeva il suo grande carisma e infatti tanti Big hanno cantato con lui. Andiamo a vedere alcuni. Autografi alle fan che hanno più di 70 anni e fare quello che fa Mino Retano. Vorrei baciare come Mino Retano, avere i denti come Mino Retano. Se fin da piccolo i miei miti erano nomadi con l'intaltone, adesso è solo Mino Retano. Aveva un cuore che ti amava tanto. Alcuni. Qui c'è me l'ha detto Gianni Morandi proprio, sono molto legato. Eh sì, certo. Per tante tutta cose. La colonna bolognese che insomma ancora adesso fa proseliti in tutto il mondo. Che quando lui andò dalla sua trasmissione, che era, credo c'era un ragazzo, sì. È stato il momento di più alto ascolto, di alto ascolto come share della trasmissione. Quando è uscito Mino per tutto il periodo che lui ha cantato. Cioè, questa è la dimostrazione di quanto fosse amato dalla gente, sì. Perché, ma in tutte le puntate, quello è stato il momento più alto nella sua esibizione. Io gli farei un applauso ancora perché... Assolutamente. Abbiamo anche un filmato che vi vede insieme, perché il rapporto con Mino tuo è stato veramente molto molto stretto. Ho notato testimone del suo incontro io, Esatto. Tu conoscevi Patrizia prima di lui, abbiamo sì, detto. Sì, conoscevo Patrizia e lui mi chiamò, allora, 30 secondi, lui sì. Mi chiamò. Perché mi disse, guarda Paolo, vengo a Bologna perché vengo a incontrare i genitori di Patrizia Vernola, il papà, sì. Così. Allora mi dice, mi vieni a prendere in stazione? Dico, come no, perbacco. Però mi raccomando, se dici qualcosa sei finito. Lo sai che io sono calabrese, quindi... Nessun commento su Patrizia? Nessuno. E lo accompagnai e poi lo lasciai lì, finita lì. Due giorni dopo, era il 1977, io andavo a Milano per incidere una canzone con una casa discografica, un nuovo disco, e preso un treno a Bologna. Salì su questo treno e era tutto pieno, gli scompartimenti, sì, clock. Facevano, sì, ci stava anche in piedi, sì. Si stava. Sì, pieno, tutto qua. A un certo momento arrivo in una carrozza dove c'era uno scompartimento che c'erano le tende tirate. Adesso ci va. Io sono Paolo Mengoli. Entro, apro e vedo Mino e Patrizia. Allora ho detto, sì, qua c'è posto ma non mi fermo. Ciao, arrivederci. Ciao, carino. Vediamo un filmato che vi vede insieme. Ritorniamo al girone B con la canzone Perché l'hai fatto di Giachini, Frank e Mino Raitano. Paolo Mengoli! Perché l'hai fatto? Credevo che tu fossi felice, che i tuoi pensieri fossero i miei, e invece no! Perché l'hai fatto? La verità.
coppia, mamma mia. Perché l'hai fatto? Ma è meraviglioso. Ma non lo so ancora oggi, no. Cioè, certo. Beh, che io ero, cioè, al Cantagiro c'erano, come a Sanremo di allora, due telecamere. Una frontale e una di profilo. Col profilo io ero rovinato. Bene, ci fermiamo per qualche minuto e torniamo subito con Citofonare Rai 2. Vi aspettiamo. Bentornati a Citofonare Rai 2, bentornati a casa nostra, tutti i colori delle emozioni della grande musica di Mino Raitano. Dei miei 20 anni che me ne faccio, se questo mondo mi lascia indietro, avevo un cuore che ti amava tanto, che si è perduto per volerti bene. Io chiedo a te emozioni. Abbiamo ancora un pezzo dove ci sono Paolo Bonolis, Renzo Arbore, Lionel Richie. Si parla di Frank Sinatra. Vediamo. Capito? Sì. E c'è una cosa che noi tutti ti abbiamo invidiato: il tuo incontro con un mito della canzone, nel mondo naturalmente, con Frank Sinatra. Lui mi raccontò che aveva seguito Sinatra in una tournée. E sto Sinatra non se lo filava proprio. Perché io sono una persona testarda, sono un calabrese testardo. Ti eri fissato che volevi conoscere un altro Sagittario. Un altro Sagittario, anche sì, anche lui. Che noi siamo tre Sagittari. Certo. Non riusciva mai a incontrare. Gli dicevano sempre sì, dopo vediamo, eccetera. Forse gli spillavano anche dei soldi, eccetera. Ecco, Sinatra, fai conto che era laggiù, da solo, no? Mi dice, Mino, come on. No. Ti giuro, Mino, c'è uno che mi dice, Mino, come on. Tu che hai fatto? Io a un certo punto non sapevo che fare. Ho pensato un attimo, poi ho detto, ho preso la rincorsa. Ho cominciato a correre in quel momento, mentre correvo pensavo, dico, l'unica parola in inglese che conosco è King. E l'ho abbracciato e gli ho detto, King, re. Un omaggio al grande Frank Sinatra, che io ho avuto il piacere di incontrare. Diglielo che avevo incontrato. He said that he met Frank Sinatra. Met Frank Sinatra. Yes. My way. And now the end is near, and so I face the final. And my friends, I'll say it clear. I state my case, in which I'm certain. Need a life that's full and trouble each and every highway, and more and more than this. Oh. And italiano così, addirittura con Lionel Richie. Adesso vediamo un filmato molto particolare che io trovo estremamente emozionante. Andiamo a Sanremo
quando tua mamma Patrizia, a pochi giorni dalla scomparsa di Mino, in questo Sanremo di Paolo Bonolis, ci ha fatto vivere un momento davvero di grandissima emozione. Erano veramente passati pochi giorni, perché lui è mancato il 29 di gennaio, se non ricordo male. Sì, lui è mancato il 27 gennaio, il funerale è stato il 29. C'era il mondo quel funerale. La città di Sanremo ha deciso di dare il premio di questa 59esima edizione a Mino Reitano. E il premio lo ritira la moglie, la signora Patrizia Reitano. Grazie a chi ha pensato di dedicare questo premio a mio marito a pochi giorni dalla scomparsa. Io credo che qui dentro ci sia veramente la testimonianza e il riconoscimento della sua carriera, di quelle che erano le sue doti vocali, la sua grande forza, la sua generosità, le sue, come posso dire, le sue qualità migliori, quelle che forse hanno incantato la gente al di là delle doti vocali, io credo. Si era stabilito un rapporto meraviglioso fra Mino e il pubblico. Io credo abbia avuto tre amori, la famiglia, la musica e il pubblico, e ha dato tutto se stesso per questo. Quindi qui dentro secondo me c'è tutto l'amore che lui ha dato alla gente e che la gente gli vuole testimoniare. Vi ringrazio tantissimo. Bravo. Che forza, che forza, davvero grande. Ma non finiscono qui le sorprese per il nostro pubblico, perché Patrizia anche oggi ha voluto essere qui con noi per ricordare insieme a tutti questa straordinaria storia d'amore con Mino Reitano. Guardate. Era il tempo dell'amore. Ciao Paola, ciao Simona. Volevo raccontarvi un po' com'è stato l'incontro con Mino tanti anni fa. È stato il destino, veramente, io ci credo, a farci incontrare, perché nessuno dei due doveva trovarsi in quella località di mare, era piena estate, e lui è arrivato di notte, io ero già lì in vacanza e ci siamo incontrati. L'incontro, quello che io ricordo, sono i suoi occhi, cioè il suo sguardo, quello che mi ha colpita, perché lui mi ha fermata mentre usciva dall'hotel e ci siamo scambiati uno sguardo che non so quanto tempo sia durato, siamo rimasti lì tutti e due bloccati. Innamorati. E da lì poi è nata tutta la nostra storia, è stata una storia meravigliosa, ci siamo amati in una maniera straordinaria, credo che sia stato un amore veramente benedetto dal cielo, perché lui era una persona eccezionale, una persona che ci ha amato tantissimo, ci avvolgeva, a me, le nostre figlie, ci avvolgeva nel suo amore smisurato, era una persona che si donava tantissimo, era generoso con noi, con tutti, con coloro che avevano bisogno, lui si prodigava sempre, una persona, e questo credo che si vedesse proprio dai suoi occhi, perché aveva degli occhi straordinari e profondi. Ecco, questo vorrei ricordare di lui, non solo l'artista, vorrei ricordare l'uomo, perché è stato un uomo davvero eccezionale, questo lo possono testimoniare tutti coloro che lo hanno conosciuto. Mike, buongiorno, un commento originale per questo avvenimento. Ah, dunque, ho proprio la battuta nuova, originale. Allegria! Innamorati più che mai. Il mare grande come noi. Non c'è veramente nessuna parola da aggiungere a questo film. Solo Patrizia, ti mandiamo un abbraccio grande, enorme da tutti noi, grazie. Sì, anche da parte mia. Grazie. Ma l'abbraccio è suo per voi. Se mi permetti, Simona, sì, dimmi. Solo scusami se ti interrompo, però ci tengo tanto a dire questa cosa per voi, perché prima si parlava del rapporto con i colleghi, è sempre stato un bellissimo rapporto, ma voi due in particolare, ciascuna per qualche occasione, siete state amiche carissime, è giusto dirlo perché mamma ci tiene a dirvelo, a farvelo sapere,
è stato bello quello che avete fatto. Paola lo sa, per il Sanremo 2009 il premio alla carriera è stato un grande regalo dell'organizzazione del festival di quell'anno per papà, e Simona anche lei ha sempre avuto papà ospite anche a Sanremo 2004. Sì. Avete regalato a papà delle gioie, e questo lo fanno gli amici veri e quelli che veramente ti vogliono bene, e voi siete persone così. C'è una cosa... Una però cosa, no, che, scusami, volevo solo finire questa cosa qui, perché nel 2004 è stato il mio Sanremo, sì, Sanremo del 2004, in cui ero conduttore, ecco, sì. Praticamente avevamo tirato fuori il venerdì dei duetti, è stata, sì, la prima volta, poi questa bellissima serata è andata avanti negli anni, in cui c'erano i duetti, e siccome non c'erano le case discografiche, quindi non avevamo i grandi cantanti in gara, avevamo dei ragazzi sconosciuti, un po' l'antesignano dei talent di, sì, che sarebbero venuti dopo, abbiamo voluto chiamare questi grandissimi artisti a Sanremo a cantare con i nostri cantanti, e uno di questi era Mino Reitano, bello, con Italia, che è stato meraviglioso. Bello.